Il derby tra Audace Cerignola e Foggia entra nel vivo. Mancano all'incirca 48 ore al Day Zero, quando domenica allo stadio Monterisi le due squadre si affronteranno in un match che potrebbe in parte svelare chi delle due formazioni ha maggiori possibilità di vincere il campionato. I rossoneri di corda, dopo l'allenamento svolto ieri alle ore 15 presso lo stadio Zaccheria a porte chiuse, oggi alle 10 continueranno la preparazione al match di domenica. Lo faranno presso la struttura sportiva di Troia. Domani invece rifinitura a porte serrate, sempre presso l'impianto del comune a pochi chilometri da Foggia. La sconfitta rimediata per 1-0 a Brindisi e il pari in trasferta ad Andria e in casa Audace Cerignola hanno acceso la lampadina dell'emergenza punti. La compagine di Mister Potenza, dopo un avvio di stagione in netto ritardo, proprio come i Satanelli, è al lavoro per rilanciarsi in classifica. In vista della gara abbiamo ascoltato Alfonso Di Vito, giornalista di Cerignola Viva e corrispondente del Corriere dello Sport. Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Alfonso, ne approfitto per chiederti quali sono gli umori che si respirano a Cerignola in occasione di questo derby che manca da 62 anni, il derby di Capitanata. Ma guarda, ovviamente non scopriamo certo noi oggi che la presa è spasmodica in città per una partita che è importante, entrerà di diritto nella storia del calcio, della formazione giallo-blu e appunto della presidenza greco. Certo è, non è un Cerignola che è partito magari spumeggiante, perché ok, sono arrivate alcune vittorie, però gli ultimi risultati, cioè la sconfitta a Brindisi e il pareggio con la Fidelisandria, ha lasciato qualche piccolo malumore in buona parte della piazza, però appunto questa sfida con il Foggia si sente da parecchio tempo in città e la gente non vede l'ora di affollare il Monterisi per una partita che sarà una festa dello sport, sì, purtroppo senza i tifosi del Foggia, e qui è una nota dolente di quella domenica, sicuramente. Ah, dici bene, mi hai anticipato proprio sulla prossima domanda, quindi su questo derby che sarà una festa a metà per l'assenza dei tifosi foggiani. Io ti chiedo come arriva il Cerignola, forse è anche un po' presto per dirlo, visto che oggi è venerdì e forse nelle prossime ore il tecnico Potenza parlerà e potrà svelare come arriva il Cerignola. Magari se tu ci puoi dire anche in vista del match a distanza ravvicinato che la formazione Ofantina ha avuto con l'Andria. Secondo me vedremo un Cerignola sicuramente motivato, poi una partita che insomma si prepara da sé, quindi non avrà bisogno di ulteriori motivazioni la formazione di Mister Potenza. Certo è che l'11 Ofantino dovrà assolutamente fare una prova importante dopo le ultime non brillanti uscite, con tutte le attenuanti del caso, cioè la squadra che comunque ha giocato un sacco di partite a distanza ravvicinata, però questo Cerignola ha le carte in regola per fare un gran campionato e i nomi, lo vedete anche voi, sono nomi importanti per la categoria, lo stesso Coretti, ex Foggia, quindi sarà una partita importante dove il Cerignola davanti al proprio pubblico non dovrà peccare, non vorrà peccare. In ottica calciomercato, il Cerignola andrà ad ufficializzare colpi di mercato nei prossimi giorni? Si parla di Rodriguez, che è un altro esterno d'attacco, anche se qui do la mia parere personale. Io credo che all'Audace serva un ariete importante lì davanti. Poi il resto della formazione per me credo sia ancora da rimpolpare con altri under, perché under ce ne sono tanti, tantissimi, e in un campionato come quello della Serie D c'è bisogno anche di tanti over, e credo che la società in questi giorni andrà ad ufficializzare anche altri 2-3 over, perché sono importanti per l'economia del campionato. Perfetto, grazie, io ti ringrazio Alfonso, noi ci vediamo domenica al Monterisi, grazie ad Alfonso Di Vito per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Intanto resta alta la delusione dovuta al divieto di trasferta imposto ai tifosi foggiani. La partita successiva, che vedrà protagonista Foggia e Taranto allo Zaccheria, è stata definita una gara a rischio dall'Osservatorio Nazionale, ma al momento non è stato annunciato nessun divieto per i supporters ionici. Mentre invece i rossoneri contano di poter ricevere il supporto della propria tifoseria in occasione della prossima trasferta, quando Corda e la sua banda sfideranno il Brindisi allo stadio Fanuzzi. In giro per la penisola le temperature iniziano ad abbassarsi, ma Foggia la voglia d'estate, e in particolare di cocco, non sembra essere finita. Anzi, nelle prossime ore potrebbe riavvivarsi la pista che porta a quello che è diventato un vero e proprio oggetto del desiderio.